Ok, salve. Che caspita è successo qua? Salve signorina, salve, buongiorno agente. Buongiorno, è lei che ha chiamato i carabinieri? Sì, volevo parcheggiare il veicolo qua, ma per sbaglio sono andato addosso a un'altra macchina. Ok, mi dia un momento, insomma, che adesso ci penso io, non si preoccupi. Allora ragazzi, sembrerebbe che questa, la macchina della signorina, è targata 89ZXY649 ed è una Albany, ok? È andata addosso senza apparentemente danni, grossi danni, cose strane, a questa Vapid. Quello di targa 07ZCV758. Ok, quindi abbiamo queste informazioni, abbiamo la persona che è andata addosso, non abbiamo il proprietario dell'altra macchina, ma adesso facciamo un controllo di tutto. Prima di tutto fatemi prendere delle foto, ok, non le foto della signora, anche se è in mezzo, ma voglio fare le foto, insomma, dell'incidente, giusto per capire esattamente le dinamiche, per farle capire anche poi quando facciamo il report, in cui appunto c'è poi scritto tutto quello che ci serve sapere, ok? Quindi noi adesso facciamo tutte le foto, che poi alleghiamo ovviamente, eccoci qua. Ok, facciamo tutte quante, almeno perché si vede abbastanza bene, insomma, l'incidente, ecco qua. Benissimo, allora, andiamo un attimo, intanto inizierei chiedendo, insomma, se la centrale ha qualcosa su questo veicolo e su tutti i due veicoli, più che altro, magari, non lo so, qualunque cosa, insomma, può esserci utile, ecco. Ok, è una Kino registrata a Jackson Southgate. E vediamo questa qua, 89ZXY649. È una Alfa registrata Allegra Dal. Allora, vediamo se lei è esattamente Allegra Dal, perché sarebbe abbastanza consono che lo sia. Oh! 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 Ehi! Signorina! Signorina! Signorina, si fermi! Signorina, si fermi! Si fermi, si fermi, si fermi, si fermi, si fermi, si fermi, si fermi! Si fermi! Si... Naccia... Caspita... Signorina! Si fermi, basta, 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 basta. Basta. Si fermi che devo prendere i suoi documenti e tutto quanto. Ma che diamine l'hai preso? Prima ha chiamato noi, cioè i carabinieri. Un attimo solo, devo fare questo per precauzione, ragazzi. Purtroppo, anche se siamo i carabinieri italiani, il gioco funziona in questo modo ed è così che dobbiamo fare le cose. Allora, vediamo un secondo. Signorina, adesso lei viene con me, torniamo lì esattamente dove eravamo. Guardate, ci sono anche questi qua gentili che ci lasciano passare, spero ben. Se vedi un agente, ok, un agente, insomma, ecco qua, perfetto. Signorina, mi dispiace che ha fatto tutto quello che ha fatto, l'ha dovuta riacciuffare, quindi adesso ci mettiamo qua vicino alla macchina e adesso lei mi spiega esattamente per quale motivo ha deciso di scappare e fare quello che ha fatto. Ha capito? Dove ha un documento? Posso vedere un documento? Ok, qua, perfetto. Allora, abbiamo trovato delle salviettine umide, della carta igienica e finalmente quello che ci serviva era appunto il documento di Allegra Dal. Quindi la macchina è sua, è tutto corretto. Io sinceramente non capisco perché questa è scappata. Adesso semplicemente un attimo la smanettiamo, ok? Mi deve promettere che rimarrà qua ferma. Deve promettermi di rimanere qua ferma, signorina. Stia qua ferma, ok? Anzi, mi segua, ok? Così... così evitiamo che, insomma. Allora, io intanto salgo sul veicolo, faccio tutto il report che devo fare, ok? E adesso posso consegnare a lei il report. Scusatemi se ce l'ho in mezzo alla testa, ma purtroppo c'è qualche problema tecnico-tattico. Eccoci qua. Questo è il suo report, tutto andrà bene, ok? E dovrà arrivare via mail tra qualche giorno, quindi buona giornata. La cosa è come diamine ha fatto ad andare contro un'altra macchina, ma non voglio farle oggi questa domanda qua. Lei mi sembra completamente comunque sobria, mi sembra integra, risponde alle domande, sa dove si trova. Sa di aver chiamato la polizia. Non so per quale motivo abbia fatto quella roba stupida. È probabile che lo abbia fatto. Aspettate un attimo che mi sta seguendo. È probabile che lo abbia fatto per motivi suoi, che magari si è impanicata. Quindi lei è libera di andare, signorina. Prego, vada pure. Non si preoccupi. La macchina la può anche togliere da lì. Cioè, non è che la deve lasciare lì per forza. Vabbè, ragazzi, avere a che fare con la gente a volte è una roba veramente difficile. Ok, ragazzi, ho risposto a questa chiamata, che non è d'emergenza vera e propria. È una persona che ha bisogno di assistenza. Io adesso non so benissimo che cosa significhi questa cosa, ma dato che non c'erano altre chiamate al momento disponibili, la centrale non ci ha comunicato nulla di nuovo, quindi ho preferito accettarle effettivamente ad aiutare un cittadino che magari potrebbe essere in
pericolo, oppure, non lo so, ha bisogno di assistenza di qualunque tipo e di qualunque genere. Quindi andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Superiamo il traffico, direi di mettere i lampeggianti come minimo, ragazzi, perché è vero, non è un'emergenza, ma è solamente per raggiungere nel più breve tempo possibile la persona, insomma il civile, e evitare che ci vengano addosso o che non ci vedano. Anche perché siamo una moto, quindi le moto sono leggermente meno facili da vedere per gli automobilisti. Allora, eccoci qua, ragazzi. Vediamo un secondo, sembrerebbe trovarsi all'interno di una di queste case. Possiamo anche togliere adesso i lampeggianti. Vediamo un attimo. Ok, eccoci qua. Vedo una persona con un veicolo, sinceramente, davanti a un veicolo. Infatti, penso sia questa l'emergenza. Ma non capisco qual è l'emergenza. Ha solamente toccato per sbaglio sotto? Non lo so. La macchina è troppo bassa, ha toccato. Salve! Ah, questo idiota ha parcheggiato di fronte alla mia macchina. Può per favore portarlo via e trovare il modo di, insomma, di farmi uscire così che posso andare a lavorare? Ok, da quanto tempo è qua la macchina? Non ne ho idea, perché è importante. Voglio solamente andare al lavoro. Ok, vedo cosa posso fare. C'è l'autista anche della persona. Oh, scusatemi, adesso la porto subito via. Caspita, ok. La porto subito via. Ma scusi, è all'interno di un'altra macchina lei, ma non ho capito. E poi tutte e due le macchine sono davanti alla cosa di sto tizio. Cioè, tutte e due le macchine sono... Vabbè, vediamo un secondo. Scusi, mi scusi. Sa che non può parcheggiare lì, è una proprietà privata, giusto? Mi dispiace, dovevo solamente fare pipì veramente velocemente. Com'è il pipì? Velocemente pipì. Ah, ma forse è quello l'idiota della macchina. Ah, io avevo capito che era questa inferno che era parcheggiata di fronte a quell'altra. Invece mi sa che è quel tizio che si è parcheggiato lì. Ok, sembra che il problema si sia risolto da solo. Buona giornata, buona giornata. Arrivederci. Oh, intanto questo si è spostato per lasciar passare il tizio. Noi siamo a posto. Nulla di che. L'emergenza è passata. Non serviva neanche il carro attrezzi. Ma... oh! Ok, forse adesso c'è bisogno. Oh! Signore, mi scusi. Può fermarsi un attimo? Mi scusi, signore. Oh, wow! Ok, mi scusi. Veramente, lei che sembra quello di affari di famiglia. Oddio. Non l'avevo neanche notato prima, ragazzi. Sembra quello di affari di famiglia. Lasciate un like se qualcuno di voi ci ha pensato alla stessa identica cosa che ho pensato io. C'ha la collanina identica, ragazzi. C'ha la faccia con tutte le rughe identico. Vabbè, in ogni caso, scherzi a parte, ragazzi. Vediamo un attimo di interagire con lui. Chiediamogli un documento. Salve, se può darmi un documento. Ok, Brian Molko. Va bene, guardi, purtroppo in questo momento non le posso fare un test alcolemico perché non ho qui con me il test, ecco, quindi la devo lasciare andare, però senza veicolo, per favore, ok? Vada a piedi, so che deve andare al lavoro, ma vada a piedi, ok? Mi dispiace tanto, le cose stanno così, l'ha presa bene, anzi molto bene, sta parlando al telefono, bene, risolto anche questo, ragazzi, easy peasy, oggi è veramente facile, bene, vediamo se c'è qualche altra chiamata per noi, ragazzi, che ne dite? Wow, risponde a questa chiamata, ragazzi. Oh mio Dio, sta succedendo, oh cavolo, sta succedendo un casino, un codice 99 emergenza, risponde codice 3, qua agente Super Gaspel, mi trovo sulla Capitan Boulevard e vi raggiungo immediatamente. Hanno chiamato, ragazzi, tutti gli agenti per un attacco terroristico a, oddiamine, dov'era che si trovava esattamente, mi pare, non mi ricordo adesso. Comunque è tutto segnato nella mappa. Abbiamo il computer della polizia, ovviamente, che ci tengono aggiornati su tutto. Dovrebbe esserci anche l'unità, ragazzi, antisabotaggio per una bomba. Quindi sembra che probabilmente anche una bomba sarà presente sul posto. Hanno chiamato tutti gli agenti. Qua forse dovremmo veramente tirare fuori l'arma, ragazzi, perché questa non è una chiamata su cui penso ci siano anche i GIS. Ovviamente una chiamata terroristica del genere, ragazzi, ha bisogno, necessita anche di avere dell'intervento speciale. Quindi vediamo. Intanto facciamoci slalom tra il traffico. Io spero non siano in movimento perché mi trovo abbastanza lontano, sinceramente. Ma se hanno chiamato anche me, hanno chiamato veramente tanti agenti, ragazzi. E adesso vediamo. Ok, mi pare fosse Rockford Hills, ok? Ho ricontrollato, ragazzi, dovrebbe essere Rockford Hills. Aspettiamo che gli agenti si trovino sul posto, perché non mi voglio decisamente, non mi voglio di certo avventurare da solo lì, perché potrebbe essere assolutamente pericoloso, ragazzi, fuori decisamente dalla mia portata. Quindi aspettiamo che arrivino tutti gli agenti speciali per poter aiutare, insomma, le forze a, eccoci qua, a sventare questo attacco, questo assalto, questo colpo, qualunque cosa sia. Ok, eccoci, siamo arrivati. Oh mio Dio, cos'è successo qua?
Oh, caspita, ok, 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 ci sono già degli altri agenti, c'è la polizia, ci sono i carabinieri, vedete, gli artificieri antisabotaggio, credo siano già sotto, prendiamo l'arma, siamo molto attenti, ho bisogno di altro backup prima, intanto ci sono già i poliziotti che stanno già entrando all'interno, vedete, della metro, sembrerebbe essere sotto la metro qua, quindi chiediamo altro, non polizia di stato, polstrada, polizia locale, carabinieri, chiediamo un'altra pattuglia di carabinieri, per favore, una volante, squadra intervento, l'abbiamo già, ok, unità aerea non ci serve, no? Non ci serve, non ci serve, almeno due pattuglie, magari anche della polizia, ok, chiediamo una pantera. Un'unità motorizzata. No, no, una volante. Ok, abbiamo bisogno di un po' di unità, ok? Benissimo, sono già arrivati. Eccoli qua anche i carabinieri. Entriamo, entriamo, entriamo. Attenzione perché ci sono già altre persone dentro. Ci sono già i poliziotti dentro. C'è già di tutto e di più, ragazzi. Quindi siamo praticamente pronti. Ok, attenzione, 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 attenzione. Perché non siamo ben armati noi, ok? Non siamo qua per fare questo. Non so se i GIS sono già arrivati. Chiamiamo anche i GIS se non sono già arrivati. Ma penso che, insomma, carabinieri forestali, guardia di finanza, nuclei speciali. Eccoli qua. Antidroga, valutare, investigazione criminalità organizzata. Non lo so, abbiamo bisogno di nuclei speciali. Eccoci qua. Ok. Oh, seguiamo lui, seguiamo loro, seguiamo loro. Oh, caspita, stanno già sparando. Dove? Dove, 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 dove? Oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Vai, 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 caspita. Ok. Ok, attenzione, 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 attenzione. Seguiamoli, seguiamoli. Loro sanno esattamente dove sono i problemi. Seguiamoli, seguiamoli. Wow, 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 ci sono altri agenti, altri carabinieri. Ce n'è uno a terra, è stato ferito. No, ok, siamo a posto, siamo a posto, siamo a posto. Proviamo ad andare di sotto. Vediamo se sono, si trovano di qua, non capisco né dove sono. Ok, sembra da, a guardare dagli altri agenti, ragazzi. Stanno andando di sotto. Attenzione, una a terra, una a terra. Oh mio Dio, dove, 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 dove? Dove, dove, caspita. Oh mio Dio, ah, cavolo, che se non vedo il problema, non vedo il problema. Okay, oh mio Dio, c'è un agente a terra. C'è un agente ferito. C'è un agente ferito. Oh mio Dio, sono tutti in prima linea, ragazzi. Tutti in prima linea. Ma non capisco, sono entrati dentro? Sono entrati nella metro? Forse sono entrati nella metro? Vediamo se... Entriamo, 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 li vediamo. Caspita, ma dove sono? Non capisco, ragazzi. Non capisco. Forse è finita. Forse è finita, non capisco. Quanti erano? Mio Dio, non ho sparato neanche un colpo. Cioè, ho capito che ho chiamato tanti agenti, ma... è mai possibile, ragazzi, sta cosa? Ci sono delle persone lì. Ok, intanto andiamo... Oddio, ma perché c'è una che salta? Wow! Wow, 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 un'esplosione! Oddio, la bomba! Mi sa che la bomba è esplosa! Mi sa che la bomba è esplosa! Attenzione, 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 signori, scusatemi, signori, scusatemi! Intanto chiamiamo delle unità per loro, delle unità per loro, delle unità per loro. Caspita, è scoppiata la bomba, non lo so se lo sentite, c'è un casino pazzesco. Oh, caspita, non so dove però, forse di sopra. Oddio, ma continua a esplodere roba qua. Continua ad esplodere, che cavolo fa la gente che salta qua? Stanno tornando indietro, anche i carabinieri e la polizia, l'avete visto? Pazzesco. Non capisco però, non ero nel punto giusto nel momento giusto apparentemente, ragazzi. Non capisco, non sono nel momento giusto nel posto giusto forse. Scusatemi, ma veramente io non capisco qua. Torniamo sopra, torniamo sopra, torniamo sopra. Speriamo ci siano i paramedici che sono arrivati. Vediamo sulla scena, magari ci si... Oh! Ah, ok, ho capito da dove vengono le esplosioni, mi sa. Da qualche altra cosa, ragazzi. Oh mio Dio, ok, questo tipo di problema non mi era ancora mai capitato. Ma adesso sì. Quindi direi che la nuova versione di LSP NFR forse ha ancora qualcosa da sistemare e da aggiustare. Ma stranissimo che non abbia... Oh, ok, sono arrivati anche i paramedici, meno male. Meno male, meno male, ragazzi. Quindi stranissimo che non abbiamo visto gli attentatori lì, non ho neanche visto corpi o roba del genere, che è veramente strano. Ma in ogni caso le bombe sono scoppiate prima di sotto, che è quello che è stato l'attentato. Ma le linee ferroviarie sembrano essere comunque tutto a posto. Ci sono due agenti feriti da persone che non ho sinceramente visto, ma in ogni caso meno male, perché sono scene abbastanza cruente, ragazzi, è meglio non vederle. E in effetti, non so che dirvi. Questo è quanto, ragazzi. Quindi adesso facciamo il nostro report di tutto quello che è successo, tutto quello che non abbiamo visto alla fine. Non tutti gli agenti fortunatamente vedono tutto, e questa è una grande fortuna in realtà su questo caso. Non so cosa stia succedendo, ragazzi. Sta tremando tutto per terra. Non so se lo vedete, io sto saltellando e anche la gente sta saltellando. Ma in ogni caso io direi che terminiamo qua questo episodio. Quindi grazie a tutti per la visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi sulle SpeedFR, sulla vita reale e tutte le altre serie. In descrizione c'è il mio Instagram, seguitemi lì, ragazzi. È stato bellissimo tutti gli auguri che mi avete fatto, ragazzi, che l'altro ieri, ragazzi, era il mio compleanno e veramente siete stati molto calorosi, molto, cioè tantissimi, uniti, e tutto quello che interessa, ragazzi, che è importante nella vita, è proprio quello. Detto ciò, ragazzi, grazie a tutti, arrivederci.